chi c'è? My Billis! Quasi papà! Ciao! Allora, devo dire, un quasi papà che sta ingrassando e un fratello, quasi zio, che invece sta dimagrendo. Nel senso che tu stai... è per la pancia. Essendo gemelli, vale la cosa dei vasi comunicanti. Esatto. È vero. E oggi che cosa ci cucinate? Cavolo, che vellutata. Ah, è un modo di dire cavolo, che vellutata. Va bene, cosa serve? Cosa serve? Che ingredienti Andiamo ci servono? Andiamo con patate, cavolfiore, porro, dell'erba cipollina, burro e aglio e un po' d'acqua. Ok. Invece per quanto riguarda le nostre chips di cavolo nero e il nostro tuorlo fritto, andiamo con del cavolo nero, semi di lino, semi di sesamo, dell'olio di arachidi, pan grattato e tuorli d'uovo. Ok, un piatto quasi vegetariano, diciamo. Quasi vegetariano, vabbè, quasi però... vegetariano. Forse se possiamo comunque sostituire il burro nell'evenienza. Beh, io direi che partiamo ovo subito. Vegetariano. Come? Latto-ovo vegetariano. Latto-ovo vegetariano, certo, allora, perché moltissimi vegetariani mangiano comunque le uova e i formaggi. Certo. Oggi ci incrociamo, oggi, eh? Oggi ci incrociamo. Allora, noi prendiamo il nostro aglio e il nostro... porro. Voglio vedere dove va a parare questa ricetta, perché sai dire cavolo, che vellutata, uno pensa una vellutata di cavolo, no, allora, che sarebbe troppo semplice. O anche solo una sbaglia, c'è cavolo, che vellutata. Oppure cavolo, forse la sbaglio. Questo lo dici tu. Questo lo dico io. Allora, intanto io con le foglie, con le quali faremo le chips, vado a togliere la parte più coracea, quindi la parte interna. Ecco. Nel frattempo noi mettiamo a sciogliere il nostro burro in maniera delicata. Pochissimo. Pochissimo, pochissimo. Tagliamo. Pochissimo, pochissimo. Pochissimo. Tagliamo il nostro porro. Porro. Mi sposto, che sennò faccio a gomiti con Filippo, che già è ingombrante. Sì, io. No, è tu che sei ingombrante. Grazie, Antonella. Senti, meno male ma tu l'hai vista la tua nipotina in 3D o l'ha vista solo il papà? Per l'ha ora? Vista solo lui, l'ha vista. Ma ha detto che ti sei emozionato, vero? Perché ormai la 3D si vede tutto, ormai tutto ci sono delle ecografie, ormai le mamme lo sanno, insomma, quelle che si vede quasi la somiglianza. Assolutamente, c'era il nasino, c'era tutto quanto. E tra le altre cose, Filippo, per sopperire la mancanza di un figlio o di una figlia, si è preso un cane. Ah, hai comprato un cane anche tu? Perché hai detto, lui c'ha la figlia e io voglio un cane. Esatto. Bastardo come un mulo, Cioè, che cane hai preso? Un dramma. Ho preso un beagle. Ah, cioè, ieri è inaddestrabile. È inaddestrabile. È inaddestrabile. Grazie, zia Cristina, me ne sto rendendo conto. Ieri la casa è salita sopra ovunque, no, sui divani, tu pensi, comodini. Un cane medio. Ad esempio, io sabato sono andata a vedere i Lagotti. Oh, che belli! I Lagotti sono belli, sono da cani da tartufo, ma bellissimo. Anche loro sono molto tosti. Vivaci, tosti, sì. Poi parleremo dei cani con la zia Cri, perché c'è una bella novità per la zia Cri. Allora, burro. Sì, burro. Ci mettiamo il nostro porro a stufare. Esatto. Non a soffriggere. Mm-hmm. Ok. E lo lasciamo così. Vuol dire stufare, vuol dire che ci metterai un po' di acqua adesso, un po' ci di sale. Ci metto un po' di sale o coperchio. Cosa? Cioè, vorrei fare un complimento a Filippo, che è rimasto forse l'unico essere umano a togliere il cavolo nero proprio col coltellino. Toglie la parte coriacea, capito? In questa maniera, visto che è bello fresco il nostro porro, lascerà la sua acqua di natura, perciò evitiamo. Nel frattempo vado a schiacciare l'aglio. Il nostro aglio, togliamo via l'anima. Che è quella che in genere si dice non si digerisce, è così, sì. Quello, insomma. Non si sa. Non si sa. Però nell'incertezza uno la toglie. E tu pensa, Antonella, che uno dei migliori piatti che abbiamo mai mangiato in Giappone è proprio l'aglio dell'aglio fermentato. Cosa deliziosa. Cosa l'hai digerito? Sì, perfettamente. E allora non è l'anima, magari. Io perfettamente. Sì, ma in realtà sembra che più vada avanti l'essiccamento, diciamo, dell'aglio, e più l'anima resti l'unico punto in cui c'è più umidità, e quindi in quegli umori lì la sostanza che si digerisce meno. Basta, sull'aglio fresco, fresco, questo problema non c'è. Esatto, e lo aggiungiamo, vedete, al porro stufato, Ok, via. Bel po' d'aglio. Un bel po' d'aglio, sì. E lo chiudiamo di nuovo. Lo chiudiamo di nuovo. Posso rubarti? Cosa fa invece lui con il cavolo nero? Cosa stai facendo? Adesso lo taglio. Della dimensione che più ci piace. Ah, cioè vuol dire a cavolo. Anche a cavolo. Ecco, a cavolo. Più belle le cizze. A cavolo. Andiamo e lo butti così. Esatto.
e lo mettiamo nel forno? Un filo d'olio extravergine prima. Lo vedo nella salutare, tele. Salutare oggi. Salutare, vabbè, salutare, vediamo, ma goloso allo stesso vediamo momento. Vediamo prima la sua preparazione. Allora metti sull'olio. Lo faccio proprio alla a pioggia. Grande. Che eleganza. È per pittoresco così, eh. Devi salarlo, no? Sì. Sì. Saliamo. C'è il sale qua? Sì. Sale. Sale a cascata. Sempre dall'alto. Guarda lui. Sì. Mi piace, tipo questa mi neve. Piace. Qua. Fantastico. Sul sale però ha senso. E poi? Perché se lo metti da vicino, certo, si concentra in poi un qua punto ci dall'alto. Questo semi di lino. Semi di lino, e semi di sesamo. Perché qua possiamo giocare anche con tutti i semi che vogliamo, un po' di contrasto. E questo va nel forno, quanto mettiamo i semi di sesamo, e quanto sta nel forno? Ma una decina, basta un po' che sennò facciamo Filippo Mi sono preso bene, mi sono preso. Preso bene, lui. Un po' di ordine, mi raccomando. 10 minuti a quanti gradi? 10 minuti 180 gradi. Ok, vediamo, vengono come delle chips al forno. Cosa fai? Mescoli l'olio? Mescolo l'olio perché di solito poi si deposita, esatto, il calore sul fondo. Vediamo se è a temperatura. Qua la solita canonica 180 gradi, manca ancora qualcosino. Guarda che puoi anche alzarlo. Sì, non alziamo. L'hai ancora alzato. Nel frattempo Filippo ci farà vedere la preparazione del tuorlo fritto. Ah, Filippo, oh mamma. Sì. Ok. Abbiamo voluto dare qualcosa di più difficile. Allora. È buonissimo il tuorlo fritto, l'abbiamo fatto vedere già un'altra volta, ma impariamolo bene. Allora, come si fa? Questa è una bella cosa. Prendiamo le uova. Prendiamo le uova. Allora, prima di mi ha detto Filippo, fa bella comunque figura. Tu, scusate, allora lui che è lo chef taglia le patate. Hai visto? No, e a lui che tuo fratello gli fai fare l'uovo. Perché Filippo mi ha detto, ti prego, fammi fare qualcosa un po' più di complicato questa volta qua. Va bene, io ti faccio da comì. Poi facciamo una fondamentale, segnare dove andremo a mettere. Allora, segni, guardate, si segna l'uovo dove poi verrà messo. Ok. Faccio così. Poi con una mano... Se siete dobbiamo bravi tenere... come me, con due mani, però lo mostro così siete come mio fratello. Allora, solo il rosso naturalmente serve. Solo il rosso. Guarda, mi tremano le mani anche. Ti tremano e lo mette nel buco. Ecco perché fa il buco prima, così ci sta. Vai. Ok. E... Scusami, Antonio. Ne facciamo vari, no? Sì. Almeno tre, così. Facciamo l'intero, facciamo vedere buchini. Che... Mi raccomando. Ne ha messi lì 5 perché ha detto così, se proprio... Questo si è rotto, eccolo. Questo si è rotto, vedi, lo sapevo. Perché il segreto è non romperlo, eh. Se lo rompete ci fate una bella frittata, ci Vabbè, fate. Certo, mica si butta, però deve essere un po' in te. Vai piano. Orca. Oh. Vai, Ci prendiamo due in questo caso. Poi cosa fai? Lo ricopri? Cioè, si mette. Infatti loro poi in menù hanno un sacco di frittate, esatto, uno non capisce perché è così tante. Vedi, lo ricopriamo, vedete, così l'uovo. E tutte le tanto frittate che hanno in menù sono le uova tanto, che Filippo ha rotto. Completamente coperto. Perché questo qua poi lo metteremo in frigorifero una decina di minuti, così che la panatura si attacchi bene al tuorlo d'uovo e sarà pronto poi per friggere. In frigo, non in freezer. In frigorifero. Anche in freezer si può tenere se vogliamo accelerare un po' più il processo, ma in frigorifero va benissimo in ugual modo. Perfetto. Nel frattempo noi andiamo avanti con la nostra vellutata. Ok. Vedete, no, scusate, facciamo... Ecco, bravo, grazie. Ti taglio il cavolo, Fabri, vedete, no? Esce dal frigo dopo 10 minuti così. Esatto, vedete che proprio è completamente attaccato, non abbiamo bisogno di farina o impanarla. Ok. E quello poi lo friggeremo, qua, no? Patate, le nostre patate. Patate dentro il porro e all'aglio. Al porro e all'aglio e nel burro, calcolando che si può anche evitare il burro se vogliamo. Cioè, mettiamo l'olio se volete una cosa più vegetariana. Qualsiasi tipo di grasso va benissimo in egual maniera. Qua è pronto per la frittura. Lì è pronto, però adesso andiamo. Qua teniamo. Sì, e io faccio vedere invece la frittura. Filippo farà il mio assistente. Va. Ok, l'olio è pronto. Qua gli diamo l'ultima leggera sbattuta. E andiamo a friggere. Questa è una bella idea per friggere i rossi, cioè secondo me è anche un piatto un po' gourmet, sì, dai, un po' così facile. Beh, ma qua abbiamo il maestro qua a Milano, creatore dell'uovo fritto. Che era cracco, no? Che era esattamente. È cracco. Tuorlo marinato. Mi ricordo che venne tantissimi anni fa alla prova del cuoco, ma proprio quando lui non era assolutamente il cracco di oggi, a fare quest'uovo che era insomma già molto all'avanguardia. Qua ovviamente
per problemi di tempistiche lo facciamo andare brasare ancora leggermente e dopodiché l'acqua. Aggiungiamo l'acqua. Quindi facciamo una bella zuppa di cavolo, patate, porro e aglio. Che deve quasi andare col coperchio. Col coperchio, sale, salate, pepe. Pepate, a me piace anche il pepe nero, va benissimo, anche se macchia leggermente, ma quello è meglio, che abbiamo. Tanto, sì. Se no sembra una zuppa anemica, appunto, no? Invece mettiamo il nostro sale e pepe e copriamo e lasciamo andare fino a quando dopo vediamo come si ammorbidisce. Nel frattempo guarda che meraviglia, che croccanti, non si rompono perché li abbiamo lasciati. Esatto. Fatto come fanno il cucina al pass. Possiamo notare, guarda qua uno si è rotto, vedi? Guarda che meraviglia, vedi che sono morbidi all'interno. Ok. E questa, il risultato, guardate, facciamolo vedere, mettiamo questa qui e mettiamo questa qua. Finito. Vedete, questa è la nostra zuppetta che sta andando. Che ma sta tu andando. La devi frullare o la lasci così? No, no, la frulliamo. Allora, adesso la prendiamo dentro, no. No, mi viene un po' il le dolore pentole, quando lo so perché le pentole sono talmente belle che è un peccato, quindi è meglio usare il proprio frullatore. Ma anche mettiamo, perché si frulla meglio in realtà nella superficie più contenuta alla base, diciamo. È vero, assolutamente, sennò poi devi fare tutto il giro. Sì, te ne perdi sempre qualche pezzo, poi non poi magari la fai in due tempi, così tanto va bene. Io frullo, vado, vai Filippo, vai. Noi siamo i sopravvissuti perché il lunedì facciamo la conta, capito? Perché qui abbiamo capito che è così. Tira fuori le chips, a piacere. Le chips! Abbiamo le chips. Le nostre abbiamo imparato molte cose. Abbiamo imparato a friggere l'uovo con la pannatura, abbiamo fatto una bella zuppetta di cavolo e soprattutto, guarda, molto interessante, guardate che belle queste chips di cavolo. Queste te le copio subito. Certo. È un'ottima idea per i bambini. E vedi, è buono. Per far apprezzare poi le verdure. Il sale ci va, però, Ah, l'erba sì, il sale ci va. Guarda che meraviglia. Va. Poi ci mettiamo sull'uovo. Sbattiamo, ci mettiamo su. Devo tagliarla, No, mettiamo così, Filippo. Mettiamo così, che meraviglia quest'uovo. Sì, ne mettiamo. Questo poi è un piatto di portata, Mettiamo le nostre chips che possiamo servire anche semplicemente per un aperitivo, per una festa di compleanno, Antonella, Ovviamente. Ed ecco anche qua. Uovo fritto, tanta roba. L'ha mangiato, no? La golosità. Vedete la golosa, no? La zuppetta, il cavolo nero, meravigliosa, e la mangerei, ma io la prima cosa che ho assaggiato cos'è? L'uovo fritto. I gemelli Billy!